Io ho conosciuto personalmente varie persone che sono facenti parte, insomma, di minoranze di tipo sessuale all'interno sia del centrodestra che di Fratelli d'Italia. Sono stato dirigente locale per anni di Forza Italia a livello giovanile qui su Milano e anche lì c'erano varie persone che comunque facevano parte di minoranze di questo tipo. Non c'è nessun tipo di discriminazione, non c'è nessun tipo di interesse da questo punto di vista, perché io credo che questo sia il punto fondamentale. A sinistra c'è l'intenzione di utilizzare gli orientamenti sessuali, l'etnia, le identità come delle bandierine da portare avanti per essere strumentalizzate. Da parte della destra questo interesse non c'è mai stato. Come è andato, quindi sono a posto. Sì, io ti ho giurato tutto, adesso la moschella quando passa, insomma. Dopo io te l'inserisco. Il capogruppo Malan ha semplicemente risposto ad una domanda che gli era stata fatta sulla sua confessione religiosa, ovvero la Chiesa Valdese, e la sua opinione legata a quella della Chiesa Valdese per quanto riguarda il tema dei matrimoni omosessuali. Lui ha risposto affermando che la Chiesa Valdese non è una chiesa di ordine gerarchico, ma è una chiesa che lascia libertà di ispirazione ai testi religiosi nei suoi membri. Quindi sulla base di questo il capogruppo Malan non ha assolutamente offeso la comunità omosessuale e non ha assolutamente affermato che gli omosessuali sono un abominio, come si sta tentando di dipingere in certe aree della stampa e della politica. Il capogruppo Malan mi ha contattato, io sono molto onorato e felice di questo perché seguo il suo lavoro sia come parlamentare d'opposizione che attualmente come capogruppo di maggioranza, ormai da anni, già quando entrambi eravamo in Forza Italia. Sono felicissimo di dire che sono stato invitato da lui in Senato e spero di poterci andare il prima possibile. Perché lui comunque è della corrente, quindi abbiamo già contattato, non ci sono problemi. È un attacco politico e credo che sia legato a questo costante tentativo di demonizzare la destra, specie su queste tematiche, da parte del mainstream e dei media legati, insomma, a questa corrente di pensiero. Io trovo che sia inaccettabile che gli omosessuali e in generale le persone facenti parte di minoranze non possano avere delle loro opinioni senza per questo essere tacciate di essere contrarie agli interessi della comunità o ai diritti civili o cose di questo tipo. Noi siamo liberi di avere le nostre opinioni, siamo liberi di esprimere le nostre opinioni politiche, così come chiunque altro, senza per questo essere tacciati di fascismo, discriminazione o altre cose di questo tipo. Non c'è nessun tipo di attacco in corso per quanto riguarda i diritti civili, il tema è legato allo stesso concetto di diritto, io credo, nel senso che si continua a parlare di diritti affermando che bisogna censurare coloro che la pensano in un'altra maniera, affermando che bisogna sostanzialmente eliminare culture di riferimento differenti perché giudicate discriminatorie in maniera totalmente arbitraria. Per quale motivazione noi dobbiamo credere che qualcosa come il DDL Zan, che è una legge liberticida, che ha l'interesse di censurare persone che la pensano in una determinata maniera, sia un diritto? Un diritto di che cosa? Diritto di censura? Assolutamente no.